Il prodotto turismo Abruzzo ha deciso di passare davvero al digitale, di vendersi sul mercato internazionale, serrando le fila, a cominciare dalle agenzie di viaggio, la filiera turistica, la messa a confronto, la Confesercenti. Il mio intento è, dopo anni di un po' di sbandamento a causa della pandemia, le crisi, le guerre, eccetera, il mio intento è quello di riunire tutti gli operatori turistici di tutti i settori e fare veramente una forza unica per promuovere sia la nostra regione sia il turismo in generale. Visto che bisogna cambiare, come stiamo messi? Il ruolo dell'agenzia è cambiato perché prima erano gli unici interlocutori che c'erano sul territorio, oggi con il digitale ovviamente devono ritrovare un ruolo. Io ho parlato di prodotto turistico, cioè del primo step da cui deve partire poi tutta la comunicazione e tutto il marketing, cioè come il territorio si deve organizzare, come gli operatori del territorio devono organizzarsi per poter creare un prodotto che sia adatto al cliente e che possa essere venduto facilmente. E quali sono queste linee essenziali? Beh, inizialmente conoscere il proprio territorio, quali sono i punti di forza e i punti di debolezza, come mescolarli insieme. Il caso Abruzzo, il caso tra virgolette, lo ha studiato direttamente? Ho studiato la percezione che si ha dell'Abruzzo e la percezione che si ha dell'Abruzzo è una percezione un po' parziale. A volte non riusciamo a dare il giusto impatto ad un territorio che è fortemente attrattivo, fortemente competitivo, ma non pienamente capace di dare lustro alla propria immagine. Ci sono differenze tra le varie province? Diciamo di sì, sostanzialmente in questo momento vedo in grande spolvero la costa dei Trabucchi, che ha una capacità comunicativa importante, purtroppo un po' sottotono quello che è il nostro bacino turistico più importante allo stato attuale, che è il bacino turistico teramano, che ha bisogno di una rivalorizzazione d'immagine. E c'è un prodotto nuovo, si chiama Magic Italy Center. In pratica, per dirla veramente in termini essenziali, metteremo sul territorio 25 bike station, ognuna con una dotazione di 20-30 bike pronte sul territorio, un'app di livello internazionale e con 25 comuni coordinati tra di loro, con capofila Teramo, ma c'è anche il comune dell'Aquila, e con un'app che qualsiasi persona da qualsiasi parte del mondo, da Parigi, da Pescara, da Roma, da Milano, dall'aeroporto, potrà prenotare e pagare le sue bike, arrivare con la macchina, prendere le bike in un bar, in un B&B, in un hotel, fare i suoi percorsi, i suoi giri, riportarle la sera. Lei in vacanza viene in Abruzzo? Sì.